che fin tanto che 10 squadre di 4 persone sono tutte puntate, diciamo, in una direzione, ovvero su di me, diciamo che altre piste non se ne seguiranno. Lei ha un'idea di cosa possa essere accaduto a suo cognato? Le idee possono essere tante, ma azzeccarci fai poi fatica a sapere uno che conduce una vita, diciamo, dissoluta, che fa i comodi suoi, che parte alle 8 di sera o alle 7 di sera, ci torna a casa alle 9, alle 10 del mattino. Così Davide Valpiani ci aveva annunciato di voler svolgere delle sue indagini parallele sulla morte del cognato, per la quale resta l'unico indagato. 2 giorni fa è stato arrestato per tentata rapina nei confronti di alcune prostitute. Cercavo le prove della mia innocenza, ha detto agli inquirenti. Più volte presunto colpevole, prima dell'arresto ci aveva raccontato i suoi precedenti giudiziari e non solo. Io ero tutti i giorni visitato dallo psichiatra della prigione, a parte che sono stato internato in un ospedale psichiatrico giudiziario. Poi dal di lì sono uscito, sono ritornato al carcere di Bologna, poi in carcere in Bologna in infermeria per sempre, mai uscito di infermeria, e dal di lì colloqui con lo psichiatra tutti i giorni, al che un giorno che ero fuori di me, nonostante le cure che mi davano con un accendino prestatomi da un amico, e mi diedi fuoco alla camicia, caricandomi immediatamente in un furgone della polizia penitenziaria direttamente all'istituto Tonello, che è una psichiatria di Bologna. Lei voleva morire? Sì. Mia figlia è in cura psicologica dall'età di 13 anni, però l'operizia era sana di mente, però io mi auguro che non sia veramente sana di mente, ma non per altro, perché secondo noi non lo è. E che se è possibile, se le istituzioni possono curarcela e mandarcela fuori per un po', insomma, ecco. Io poi mi sono avventato su Fabio. Io mi ricordo di aver colpito qualcuno, però non mi ricordo che era Fabio. Anche perché non ero me stesso. Non penso di aver ucciso. Questo. Dentro io non mi sento questa colpa. Erika De Nardis ha accoltellato la madre e il fratello. Mario Maccione ha ucciso a martellate l'amico più caro. Sonia Caleffi ha provocato la morte di 12 pazienti in ospedale. Maria Patrizio ha affogato il figlio di 4 mesi. Le perizie li danno sani di mente, capaci di intendere e volere. Eugenio Juker, che accoltellò la fidanzata, è temporaneamente incapace di intendere e volere. Angelo Izzo, autore del massacro del Circeo, non fu mai sottoposto a perizia e dopo 30 anni è tornato a uccidere. Gli americani hanno coniato uno slogan anche per questi criminali, mad or bad, pazzi o forse solo cattivi. La scena del crimine è il punto di partenza per capire anche l'eventuale patologia dell'assassino. Rilievi scientifici e perizie mediche negli ultimi anni hanno cambiato radicalmente le investigazioni e sono diventati protagonisti nei processi. Scienziati di livello internazionale, investigatori della scena del crimine, uomini di chiesa, magistrati, periti, criminologi e protagonisti ci aiutano a capire meglio il linguaggio della cronaca nera. Abbiamo scelto di cominciare da un caso in cui la verità stabilita dalla Corte di Cassazione non ha messo la parola fine. Davide Valpiani è quello che nei manuali viene definito un soggetto criminologicamente simpatico. Lei è un genio criminale? Essere geni criminali penso che ci vogliono delle culture enormi, cose che io non ho. E assolutamente non mi sento neanche un genio criminale perché, anzi, per uscire dal carcere ho dovuto sudare parecchio.
Dopo 2 anni di carcere e un processo andato avanti a colpi di perizie medico-legali a dir poco contraddittorie, è stato assolto dall'accusa di aver ucciso la madre nel maggio 1999 e il padre pochi mesi dopo per incassare l'eredità. Cosa ha ereditato lei dai suoi genitori? Degli immobili. Più o meno quanti? Un paio di immobili. Le cause della morte di sua madre di fatto sono rimaste vaghe. L'ipotesi più accreditata era quella di un suicidio. Secondo lei è possibile? Sì, molto probabile, perché in famiglia ci sono stati già altri suicidi. Sua madre stessa si suicidò bevendo 1 litro di acido muriatico. Il fratello di suo marito si suicidò buttandosi dal 4° piano della casa di riposo. Un altro parente ravenna si suicidò legandosi alla balustra delle scale e impiccandosi. Insomma, una famiglia di suicidi. Marisa Donati muore carbonizzata nella vasca da bagno con la testa su un cuscino. A trovarla è il figlio di Valpiani, Matteo, la cui testimonianza scagiona il padre. Le prime perizie la danno morta in conseguenza delle fiamme, altre soffocata forse con il cuscino, altre ancora rilevano un colpo inferto alla testa prima della morte e alcuni tagli. Nelle perizie successive i tagli scompaiono e il colpo diventa compatibile con un movimento brusco della vittima in fiamme, che potrebbe aver sbattuto il capo contro il rubinetto. Pochi mesi dopo è morto suo padre. Era lei che lo accudiva, tanto che ci fu una condanna in appello per omissione di soccorso. Sì, l'abbiamo trovato insieme io e mio figlio. Sembrava che stesse meglio, perché una persona che quando sta male, poi quando comincia a dormire, nella mia ignoranza, penso che stia guarendo, stia il momento peggiore l'abbia passato. Valpiani si allontana da casa, il padre muore, cominciano i sospetti. Si sostenne che vi era traccia nei tessuti organici di Giovanni Valpiani di fentanil, un derivato dell'oppiaceo 80 volte superiore per effetto alla morfina, e che quindi la morte sarebbe stata eziologicamente determinata dall'assunzione protratta nel tempo di questo farmaco. Cosa falsissima, perché una perizia fatta invece con i crismi dell'incidente probatorio e poi rifatta addirittura in dibattimento dimostrò che, nel risumando il cadavere di Giovanni Valpiani, che non potevano esservi tracce di fentanil, non tanto perché era trascorso del tempo, perché il fentanil avrebbe dovuto intaccare vari organi che non erano stati intaccati. Se avevo qualcosa da nascondere, certamente mi sarei preoccupato nel giro di 24 ore di farli cremare tutti e due, poi dalle ceneri, e voglia di trovare qualche indizio, ma essendo pulito e non avendo alcuna paura di niente, io non l'ha fatti cremare nessuno dei due. Gli inquirenti hanno avuto i primi sospetti su di lei dopo la morte di suo padre, perché lei ha chiesto immediatamente un certificato di morte, che addirittura fu fatto al giorno prima della morte effettiva di suo padre. Sì, il medico si sbagliò la data del decesso. Perché la chiese questa? Per fare un funerale immediato. Nell'immaginario collettivo, però, e forse anche nella mente degli inquirenti, resta il potenziale autore dei delitti perfetti. Ora è di nuovo indagato. Ha accompagnato il cognato Vincenzo Di Rosa a stipulare un'assicurazione sulla vita di 800.000 euro in favore della sorella Antonella Di Rosa, sua attuale fidanzata. 10 giorni dopo, Vincenzo viene ucciso con un colpo alla nuca. Secondo la procura, numerosi indizi portano di nuovo a lui. No, al di là del dato tecnico-giuridico, cioè delle sentenze di assoluzione, nell'immaginario collettivo Davide Valpiani viene sempre sospettato di essere un soggetto che in qualche maniera è riuscito a svicolare. Ho vissuto 2 anni in galera da innocente. Eppure è riuscito a rifarsi una vita e anche a fidanzarsi. Come ha incontrato la sua fidanzata? Il fratello una volta, per disturbi nervosi, fu ricoverato in psichiatria. Eravamo in camera insieme, ho conosciuto la sorella e da lì abbiamo cominciato una relazione scrivendoci, poi ci siamo cominciati anche a vedere. La sua fidanzata, che ha perso il fratello da poco,
ha dei sospetti su di lei a assolutamente questo punto? No. Come sono i rapporti tra voi? Siamo tutti e due alla ricerca della verità, siamo tutti e due. Si è partiti da una idea che è quella di uno pseudomovente labile e indiretto, cioè in pratica le famose polizze assicurative che il Valpiani avrebbe indotto Di Rosa a sottoscrivere. Quando venne fuori che in poco tempo ebbe due incidenti stradali che distrusse due macchine e non prese una lira, mentre invece io come trasportato nella macchina presi, allora andai alla ricerca delle polizze migliori, quelle che pagavano meglio ogni punto di invalidità. Quanto ammonta? Come... C'erano due polizze assicurative, come ripeto, infortuni, una da 450.000 euro, una da 350.000 euro. Ma le spiego, io non ero il beneficiario delle polizze, bensì la sorella, e si cerca una cessione del credito, cosa veramente vergognosa, che la sorella non avrebbe mai fatto e mai mi farà. In passato, quale tipo di truffa assicurativa aveva complottato? Io con un mio amico avevamo pensato, il mio amico più che altro aveva pensato che essendo di Salerno, a Salerno a vita sul mare ci sono delle grandi cascate, diciamo, dei grandi precipizi, di stipulare una grossa polizza assicurativa come io beneficiario, che lui praticamente sarebbe morto, ma non sarebbe morto realmente. Avevamo già trovato due testimoni, la macchina buttata giù in questo strapiombo a Vietri sul mare e il corpo non l'avrebbero mai trovato, quindi morti presunta. Lui sarebbe andato all'estero per due anni e quando l'assicurazione avrebbe pagato... E avrebbe pagato a lei perché era beneficiario. Lui sarebbe tornato in Italia e sarebbe fatto 50-50. Davide Valpiani ha un passato costellato da condanne. Condanne per varie ragioni, non sto qui adesso a indicarlo. Sì, è stato condannato per qualche reato. Su questo abbrivio si è creato appunto questa equazione, parlavo appunto prima di questa anomala serialità criminale che gli viene riscontrata, perché si dice, siccome è una persona che ha commesso dei reati nel passato, siccome è stato inquisito per l'omicidio dei genitori e si dimentica che è stato assolto, noi reputiamo che in qualche maniera si possa coinvolgerlo in questa vicenda sotto il profilo del mandante o dell'autore. Voglio dire che questo non è il ragionamento espresso degli investigatori, ma è un ragionamento latente. Cioè è evidente che nel momento in cui si è individuato il background che circola attorno al Di Rosa, era anche giusto investigare sul Valpiani. Non è giusto però proseguire in un'indagine in assenza di elementi. La procura sta lavorando nel massimo riservo. Gli indizi sarebbero numerosi, ma al momento non ci sono prove. Per questo i magistrati hanno incaricato il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Parma, cioè quello geograficamente più vicino. Il comandante è il colonnello Luciano Garofano, che negli ultimi anni abbiamo incontrato su tutte le scene del crimine e dei delitti più efferati del nord Italia. La nostra attività operativa si concentra soprattutto sulle analisi di laboratorio. Però, se la delicatezza del caso, la complessità, eccetera, suggerisce che noi dobbiamo, possiamo completare il lavoro fatto dagli organi territoriali, ci muoviamo e andiamo sul luogo del reato. Dal RAGIS, che è il comando, dipendono quattro grosse strutture tecnico-scientifiche, che sono i quattro RIS, che si trovano rispettivamente a Roma, a Parma, a Cagliari e a Messina. A livello provinciale ci sono 29 SIS, è un'attività prettamente tecnico-scientifica. Poi dal comando del RACIS dipendono anche altre unità, svolgiamo anche attività addestrativa nei confronti del personale dell'intera arma dei Carabinieri. Nei casi in cui la vittima, come Di Rosa, è morta per un colpo di arma da fuoco, se si trova si esamina il proiettile.
In questo momento il maresciallo sta confrontando esattamente due bossoli, uno rinvenuto sulla scena del delitto e uno ottenuto sperimentalmente da un'arma sospettata di essere stata utilizzata per un evento delittuoso. Andrà a cercare quei segni caratteristici che individuano in maniera esclusiva l'arma. Lui sta orientando, sta andando a vedere quelle micro striature presenti in entrambi i bossoli. La continuità dei due segni nell'una e nell'altra immagine dà la certezza che quei due proiettili sono stati esplosi dalla stessa arma. Una volta accertata la provenienza dell'arma, si passa a quest'altro settore. Questa è una banca dati. Che cosa avviene qui? In tempi brevissimi possiamo capire se il bossolo proiettile giunto presso questo laboratorio è già stato l'arma che lo ha esploso è già stata utilizzata in altri eventi delittuosi. Sul caso Bilancia, noi intanto abbiamo scoperto attraverso le indagini balistiche allora che c'era un filone, quello delle prostitute, che era legato all'omicidio, si ricorda, dei due poveri Metronotte, Gualillo e Randò, che nessuno da un punto di vista investigativo avrebbe mai associato. La scena del crimine è quella che fornisce alla scientifica il maggior numero di indicazioni. Meno persone vi mettono piede proprio in senso letterale e più è facile trovare le tracce dell'assassino, quelle che nel processo diventeranno prove. Che cosa si fa? Normalmente si vede se tra le persone sospettate ci sono delle persone che hanno delle scarpe compatibili per disegno con l'impronta in reperto. Una volta acquisite queste scarpe si effettua un esame comparativo tra, diciamo, il reperto e la scarpa sospettata. E qui vediamo un esempio. Sicuramente in questo caso si vede che l'impronta è compatibile, è il tipo di scarpa, la marca, il numero è lo stesso. Ecco, noi possiamo vedere ancora come avviene la comparazione. Si va a vedere sulla scarpa, sulla superficie della scarpa e sul reperto se vi sono dei segni particolari che individuano esclusivamente l'impronta. La dimostrazione di quanto appena detto è questo. Immaginate che questo è il reperto e questo è il confronto. Noi in entrambi troviamo dei segni caratteristici che individuano in maniera esclusiva la scarpa. La posizione delle impronte delle scarpe nella villetta di Novi Ligure fu rivelatrice per gli inquirenti, che ricostruirono la dinamica del delitto grazie a quelle e alla traiettoria degli schizzi di sangue trovati sugli indumenti di Erika e Omar. Le tracce ematiche in tutti i gialli sono diventate protagoniste dei titoli di giornale. Quest'estate, nel caso dei coniugi Donegani di Brescia, i cui corpi furono ritrovati in fondo a un dirupo, sono diventate un vero tormentone. Prima si disse che non erano state trovate, poi che ce n'erano 32 in garage, poi ancora che si trattava di vernice. C'è un margine di errore reale, sono invenzioni giornalistiche. Quali sono realmente i tempi e le fasi per cui si possa dire, ad esempio, alla prova del lumino ha reagito, è sangue? Capisco che spesso la fretta delle notizie impone di riferirle e magari qualcuno che le riferisce non ha la preparazione per. Bisogna chiarirsi. Il luminol è un test generico che mette in evidenza la presenza di sangue. Ma non reagisce soltanto con il sangue. Può reagire anche con sostanze vegetali, per ossidasi vegetali, con metalli, con vernici, che hanno delle componenti completamente diverse da quello dell'eme, cioè da quello dell'emoglobina, ma che danno una reazione perché comunque è una ossidoriduzione. Ma va poi confermato con dei test di conferma, quindi sia test campali che si fanno sul luogo del reato, ma soprattutto test che si possono fare poi in laboratorio e che accertano la presenza del sangue e poi soprattutto del DNA. Per effettuare questo test bisogna chiudere completamente la luce, spegnere completamente la luce e spruzzare una sostanza che è appunto il luminol e poi vedere se compare al buio una sia pur flebile traccia blu. Si vede bene ora? Voi la vedete? Sì. Guarda. Ecco, questa traccia di sangue
è rilevata a distanza di molto tempo e soprattutto anche di molti lavaggi della camicia. Dal sangue viene estratto il DNA. Il test eseguito in laboratorio dà indicazioni sull'identità della persona. Prima di dare un giudizio di identità, ecco, un profilo di DNA, noi gli esami li ripetiamo 3, 4, 5 volte. Dobbiamo avere la certezza matematica che quello che diciamo è giusto. Come mai si insiste tanto su questa creazione di una banca del DNA? Significa raccogliere tutti i profili dei soggetti pregiudicati e condannati, perché vede, il reato comunque è seriale. Avere una banca dati del DNA significa poter attingere ad un repertorio di profili che sono solamente dei numeri che ci consentono di scoprire collegamenti e la responsabilità di individui che altrimenti non potremmo fare. In Inghilterra, dove la banca dati del DNA funziona egregiamente già da qualche anno, addirittura in materia di omicidi sono arrivati ad avere un margine, una percentuale del 35, se non vado errato, intorno al 30% comunque di omicidi scoperti soltanto attraverso l'esame del DNA, senza nessuna indagine. Le impronte digitali che vengono isolate dagli oggetti o dai muri restano tuttavia il dato scientificamente più esatto. Non esiste alcun margine di errore, infatti, sui test dattilografici. Ogni essere umano ha impronte digitali diverse e non riproducibili. L'impronta rilevata viene successivamente comparata con quella del sospettato e poi qui vediamo una dimostrazione di identità sul computer, in questo caso riuscita, nel senso che il sospettato corrisponde all'impronta lasciata. Su questa bottiglia è stata passata una sostanza chimica. Sotto le luci della lampada a lunghezza d'onda variabile, indossando degli occhiali gialli che in questo momento si trovano sull'obiettivo della nostra telecamera, come vedete l'impronta diventa visibile. E non solo quella. Questo consente di evidenziare sia impronte digitali che materiale biologico. Torniamo al caso dei coniugi Donegani. Arrestato l'unico indagato, il nipote della coppia Guglielmo Gatti, la ricerca delle prove si è concentrata sulla sua macchina, che qui vediamo mentre viene portata al RIS di Parma. Dentro l'auto è stato effettuato il test per la ricerca del sangue occulto, il Combur test, che rileva la presenza ematica quando da giallo diventa blu o verde. Nel portabagagli sono state ritrovate sostanze organiche appartenenti alla defunta. La ricerca delle sostanze organiche avviene con il CrimeScope. Ecco, sulla scena del crimine si arriva con questi che sono SinScope, CrimeScope, a seconda poi hanno varie intensità e varia grandezza e anche capacità di essere maneggiati. A cosa servono? Intanto se abbassiamo la luce vediamo esattamente, riproduciamo quello che avviene sulla scena del crimine. Servono essenzialmente ad esaltare, ad evidenziare impronte che ad occhio nudo non si vedrebbero. Il CrimeScope è stato fondamentale anche a Valaperta, nello studio della scena dell'omicidio di Mirko, 4 mesi. Maria Patrizio, dopo aver affogato il suo bambino, ha fatto sparire dei soldi, si è legata con del nastro adesivo polsi e caviglie e ha denunciato un furto ad opera di stranieri. È stata trovata chiusa a chiave in bagno, la chiave al piano di sotto. Il CrimeScope ha consentito agli inquirenti di trovare a terra le striature prodotte dalle numerose prove che la donna aveva fatto nei giorni precedenti per lanciare la chiave facendola passare sotto la porta del bagno. Sul nastro adesivo tagliato con i denti, inoltre, Maria ha lasciato la saliva da cui è stato estratto il suo DNA. Dopo la confessione è stata portata all'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglion delle Stiviere. Entriamo insieme agli avvocati di Maria Patrizio. Sono venuti a comunicarle che la perizia psichiatrica richiesta dal giudice l'ha dichiarata capace di intendere e di volere, sana di mente quindi, anche se con disturbi della personalità. E le risultanze della perizia non ci trovano d'accordo. Adesso devono replicare i periti di parte nostri, il professor Piccozzi e il professor Maffei, e quindi aspettiamo che siano loro a controbattere quello che è
che ha detto, diciamo, il perito che ha nominato il giudice, insomma. Il perito è solamente quello nominato dal giudice. Parti civili, difesa e accusa si chiamano consulenti. In una materia così difficile come la psichiatria, diciamo che il ruolo dei consulenti è quello di mettere l'accento su quelle parti di maggior malattia o di maggior salute. È tutto qui. Non si tratta di stravolgere le situazioni e solitamente quando ci si trova con colleghi che sono colleghi preparati e corretti, a questo ci si limita. Quando però ci si trova di fronte, essendo voi comunque degli specialisti, dei medici, ci si trova di fronte a perizie completamente opposte, come è capitato anche in alcuni casi che segue lei, dalla parte della difesa o dalla parte dell'accusa, non è una situazione imbarazzante proprio per l'ordine dei medici? È una battaglia come può essere la battaglia tra accusa e difesa. Si cresce professionalmente in questo scontro, incontro tra colleghi. Sembra che gli psichiatri, i consulenti, i periti, siano un po' lì apposta per farla cavare a questi personaggi che hanno commesso crimini orrendi, come se la malattia mentale fosse una sorta di escamotage. Interviene il perito psichiatra e anziché la galera dura, meritata, questi vanno a fare un soggiorno tutto sommato gradevole in una clinica privata. Non è assolutamente vero. La notizia ovviamente la sconvolta, ecco. Dal punto di vista familiare, il marito, la famiglia sono ancora intorno a lei, il marito in particolare? Il marito è vicinissimo, il marito l'ultima volta che abbiamo parlato con lui ha detto che assolutamente sarà sempre sempre vicino alla moglie. Qui c'erano 14 madri figlicide, adesso 6 sono andate via dal 2003 a ora, che vita hanno? E ci sono dei familiari che si prendono in carico questo tipo di soggetto, non è così per tutti gli altri pazienti, in cui il 70-80% va in comunità psichiatrica. Quindi è un specifico per le figlicide ritornare in famiglia. Nella nostra esperienza circa il 70% dei mariti vanno via, abbandonano, per cui poi la donna sperimenta un altro momento depressivo fortissimo, perché significa perdere quello che è la possibilità di ritornare a fare una vita più normale con lo stesso uomo da cui desidera anche essere perdonato, insomma. Non sono tutte curabili, nel senso che io credo che la curabilità nell'ambito della psicoterapia sia il voler cambiare, cioè l'aprire la prima porta devono aprirla loro. È indubbio che, come dire, non tutte ne vogliono sapere di quello che del reato, del fatto reato o della consapevolezza. Chi ne vuole sapere, chi ha voglia di capire, ha la possibilità di cambiare. Alcune figlicide o infanticide del reparto arcobaleno incontrate sembrano serene. Si occupano con eccellenti risultati del giardino, della mascotte del padiglione, la cagnolina Edera, cucinano la pizza per tutte e a volte parlano tra loro di ciò che hanno fatto. Lo sguardo profano non distingue tra sane di mente e inferme. Quando la malattia mentale si manifesta in carcere, le detenute arrivano nel reparto Morelli. Queste donne restano in osservazione, vengono visitate e sottoposte a test dai periti. Si cerca di capire se stiano fingendo un disturbo mentale per sfuggire al carcere. È difficile non trovare una persona ristretta in carcere che non abbia un disturbo di personalità più o meno evidente, più o meno eclatante. Lo spartiacque è proprio questo qua, quello che determina l'introduzione, l'ingresso in OPG è la totale incapacità di intendere e di volere legato a una patologia mentale grave. La responsabilità, l'imputabilità, la capacità di intendere e volere non sono concetti legati alla salute oppure no, cioè un soggetto può essere malato, e abbiamo molti casi di soggetti a cui abbiamo riscontrato una malattia, ma essere lo stesso capaci, perché quello che conta non è la malattia, ma è quanto quella malattia ha concesso di spazi di libertà e di scelta per la persona che ha deciso di commettere un reato.
Sonia Caleffi, l'infermiera che ha ucciso i suoi pazienti, è stata nel reparto Morelli. Dopo 30 giorni è uscita. La perizia l'ha ritenuta sana di mente, con disturbi della personalità. Un esito per il quale suo padre non si dà pace. È abbastanza, da parte mia, incredibile, perché gli danno giornalmente 9-10 pastiglie per essere tranquilla, per essere a posto, insomma, per essere... Non so perché, io non so nemmeno, togliendo queste pastiglie, cosa possa succedere. Se gliele danno, però, un motivo ci sarà. Le perizie sono fondamentali nel computo finale della pena. Vediamo i possibili risultati e le conseguenze sugli imputati. Sano di mente, pienamente capace di intendere e volere, segue una procedura normale. Vizio di mente parziale, sconto di un terzo della pena. Vizio di mente totale, se incapace al momento del fatto è prosciolto. Se è pericoloso socialmente verrà curato in ospedale psichiatrico giudiziario. Se è considerato incapace di ripetere il reato in futuro, è prosciolto e basta. A me è accaduto, per esempio, di recente, di essere perito di parte in un caso di uxoricidio in cui il perito di ufficio concludeva che l'imputato, il periziando, era non capace di intendere ma di volere. Io ero convinto che fosse capace di intendere ma non di volere. Il giudice ha chiesto un terzo perito, il quale ha concluso che era parzialmente capace di intendere e di volere. Alla fine ha costituito un collegio di cui facevo parte anch'io, sempre come perito di parte, e soltanto in quarta istanza si è concordato su quella che era stata poi la mia posizione iniziale: capace di intendere ma non di volere. Ma se le perizie possono essere così contraddittorie, chi ci può dare la certezza che la valutazione finale sia corretta? Le perizie sono sempre in contraddizione ed è giusto che siano in contraddizione. Quindi non è una prova ritorniamo, certo, ma allora, no, la perizia nel nostro ordinamento è giudicata un mezzo di prova, va bene? E non una prova, cioè un mezzo per raggiungere la prova. E diventa prova quando il magistrato, il giudice che giudica, l'assume come tale. La realtà può essere tirata più da una parte o più da un'altra, o meglio, focalizzando alcuni aspetti più di interesse di una parte piuttosto che di un'altra, cosa che poi viene moderata dal perito di ufficio. I consulenti sono quelli di parte, il perito è quello del giudice. Io chiedo l'abolizione del perito del giudice, perché non è vero che è obiettivo. Non è vero che è al di sopra delle parti, lo è vero per il giudice e lo è vero per definizione, mentre non è vero per il perito, anche perché il perito deve seguire una sua scienza, una sua tecnica, e la scienza e la tecnica può essere interpretata in un modo o nell'altro. Essendo il perito una estensione del giudice, ha le stesse competenze e responsabilità del giudice. Nel caso in cui sbaglia clamorosamente, il suo ordine non lo sanziona, quindi? No, a meno che non si configuri una condizione di dolo, in quel caso rientra la deontologia di tutti gli atti medici. In Svizzera c'è solo un consulente, ed è quello dell'accusa, si va a sentenza con la sua consulenza dell'accusa, senza periti di parte, senza consulente della difesa. Il professor Bruno l'anno scorso utilizzò i mezzi messi a disposizione dalle recenti scoperte della ricerca medico-psichiatrica per una dimostrazione scientifica che potesse provare l'incapacità di intendere e volere al di là delle perizie psichiatriche. Lo fece sfruttando macchinari in grado non solo di fotografare il cervello come quelli vecchi, ma di registrarne la funzionalità. Cioè quali parti di esso siano in grado di attivarsi o meno a seguito di danni cerebrali subiti. Lo fece in veste di perito della difesa di Patrizia Gucci, condannata in Cassazione per l'omicidio del marito Maurizio Gucci, ucciso a Milano 10 anni fa. La Corte d'Appello accolse la richiesta e dispose nuove verifiche. Si vede come anche la corteccia cerebrale sia atrofica, non esiste più, perché è di colore blu. Il colore blu rappresenta praticamente il vuoto,
il verde è una sofferenza cerebrale, il giallo è normale, il rosso è l'attività, cioè vuol dire che questa area del cervello, per esempio, in quel momento era in attività. Quindi c'è quasi un quarto di superficie cerebrale, di corteccia cerebrale, che non funziona, che è morta, non c'è più. Patrizia Gucci aveva subito l'asportazione di un tumore dal cervello. Quel processo non passò al riesame e lei rimase capace di intendere e volere. In America la chiamano Matrix Defense, è quando gli avvocati cercano di dimostrare che l'imputato non distingue tra realtà e fantasia a seguito di una lesione della corteccia cerebrale. Per quanto riguarda l'aspetto psicologico-psichiatrico, cioè la decodifica strumentale della mente umana, ma perché no? Tutto quello che noi facciamo ha origini in qualcosa che è un meccanismo elettrico o chimico, fisico-chimico. Quindi qualcosa che transiti da un'interpretazione soggettiva, psicologico-psichiatrica, assolutamente importante, o si avvalga di una misura, certamente non può che farci guardare al futuro con grande ottimismo. Ma queste nuove macchine, come la PET o la risonanza magnetica funzionale, con le loro capacità di leggere dentro il nostro cervello, saranno in grado nel futuro di dare basi più scientifiche alle indagini? Utilizzate anche in casi in cui non ci siano danni cerebrali, potranno diventare una sorta di macchina della verità? Il presupposto è che esistono una serie di studi in psicologia e in neuroscienze che dicono che quando noi dobbiamo fornire una risposta che non è quella vera, quindi una risposta che non è immediatamente reperibile nel nostro cervello, impieghiamo più tempo e soprattutto dobbiamo mettere in atto delle strutture che sono deputate a controllare che non diciamo cose sbagliate, quindi una specie di sistema di controllo dell'errore. Il cervello è predisposto a dire la verità e quando mente deve fare un lavoro in più? In un certo senso potremmo dire che è così. Cioè quello che succede è che quando noi dobbiamo fornire una risposta, vogliamo fornire una risposta che non è quella vera, dobbiamo inibire la risposta vera. Questo è il cingolo anteriore e questa parte della corteccia si trova attivata in grado maggiore, cioè viene reclutata di più quando il soggetto deve dire qualcosa di falso, quindi emette un'affermazione falsa rispetto a quando dice la verità. Il brain fingerprinting è una sorta di marcatore del riconoscimento visivo. Quando riconosciamo un oggetto, un numero telefonico o un codice di Al-Qaeda nel caso dei terroristi, il cervello emette un'onda particolare detta P300. La macchina potrebbe essere utilizzata per il riconoscimento della scena del crimine. È un'indicazione su cui alcuni studiosi stanno lavorando, dietro finanziamenti anche ovviamente della CIA, per esempio, dell'FBI, cioè di tutti quegli organismi che sono interessati, di quelle organizzazioni che sono interessate a poter trovare delle misure oggettive per sapere se un individuo mente o non mente, quindi se è a conoscenza di certi eventi oppure no. Nell'epoca del terrorismo chiaramente questo è molto importante. Questo è lo studio virtuale che si trova nei laboratori scientifici della Polizia di Stato italiana. Questo potentissimo laser portato sul luogo consente di ricostruire esattamente la scena e la dinamica del delitto. Questa è proprio la ricostruzione esatta di quello che è successo. E questo ci dà l'esatta traiettoria geometrica con gli esatti parametri fisici di quello che è successo. È l'unico modo scientificamente certo per poter ricostruire l'ambiente e per poter capire, fissati due punti, il punto di arrivo di impatto del proiettile e il punto eventualmente attraversato, che può essere un rimbalzo, può essere lo stesso punto di partenza, ecco qual è la traiettoria subita. Ci consente di portarci a casa proprio non soltanto la fotografia, la scena stessa intesa come geometria completa. Posso costruire un modello grande quanto voglio che rappresenta la ricostruzione reale tridimensionale della scena vista. Indossando gli appositi occhiali nel teatro virtuale sembra veramente di essere dentro la scena dell'omicidio. Gli investigatori potrebbero in futuro valutare se la situazione è stata già vissuta da chi indossa gli occhiali. È probabile, è possibile più che probabile. Poi bisogna vedere quanto è probabile che ci sia una reazione misurabile. Per esempio esiste la possibilità di misurare il movimento
dell'occhio, un po' come il REM notturno, cioè questo movimento che non è più randomico, cioè casuale, ma che sarebbe pilotato dal fatto che il cervello vuole a tutti i costi riconoscere l'immagine che ha di fronte. Diciamo che sulla scena del crimine noi possiamo trovare due comportamenti del criminale. Uno si chiama modus operandi, è ciò che il criminale mette in atto per arrivare e portare a buon fine il suo delitto. Un altro aspetto è la firma, cioè quella cosa che l'assassino lascia che è legata a un suo bisogno psicologico. Quindi può lasciare un oggetto, spostare, mettere il corpo della vittima in una certa posizione che possa scioccare. Ci sono situazioni in cui noi ritroviamo il corpo della vittima pietosamente ricomposto con un oggetto, un velo, una coperta a coprire il volto. Ecco, questo ci può dire qualcosa sul fatto che la vittima conoscesse il suo aggressore. L'unità per l'analisi del crimine violento, l'UACU, è una struttura della polizia scientifica attualmente inserita nella nuova direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. È nata per supportare l'attività investigativa nel caso di omicidi particolarmente efferati. Noi abbiamo anche un aspetto diverso che cerca di analizzare le tracce comportamentali, cioè andare al di là del solo esclusivamente tecnico-scientifico per vedere se esistono nelle scene degli omicidi dei rituali, delle situazioni, dei modus, dei segni che possono in qualche modo farti credere di essere in presenza di un omicidio seriale. Gli americani lo chiamano criminal profiling. Quando il colpevole non c'è, gli psichiatri lavorano fianco a fianco con le forze dell'ordine, valutano il profilo psicologico di chi ha commesso il crimine a partire dalla modalità tecnica che portò alla cattura dell'Unabomber americano e anche l'area geografica che può fornire indicazioni fondamentali ma anche portare a clamorosi buchi nell'acqua, come avvenne nel caso della contessa Augusta. Mentre in Italia il suo corpo veniva ricercato ovunque e proliferavano fantasie su una sua possibile fuga, i francesi lo avevano già ritrovato, dietro questo scoglio della Costa Azzurra. Abbiamo trovato una donna morta, nuda. Sapevamo che non era annegata. Si è pensato subito a un omicidio avvenuto in Francia. Non era possibile di farsi questa ferita alla testa con un'altezza di solo una decina di metri. Adesso che sappiamo che a Portofino c'è la scogliera che fa una 80 metri, è molto più compatibile. La frattura del cranio provocata da un colpo netto e l'area del ritrovamento fecero rientrare la morte nella casistica degli omicidi di stampo mafioso, un profilo legato alla memoria del clan dei Marsigliesi. Questo equivoco creò un ritardo nella comunicazione tra le polizie. La contessa, ricorderete, in realtà era caduta dalla parete rocciosa della sua casa di Portofino, sbattendo la testa prima di cadere in acqua. Il profiler offre anche una preziosa consulenza agli investigatori per le domande e le strategie da adottare nel corso dell'interrogatorio. Questo avverrebbe anche se si dovesse trovare un'infallibile macchina della verità. Beh, diciamo che le cose le fanno gli uomini e anche l'utilizzo dei dati che la macchina ci può dare poi può essere, come dire, interpretato a seconda della soggettività di chi lo interpreta. L'ultima parola non la dicono mai le macchine, la dice sempre l'uomo. È sempre l'uomo che con la sua esperienza, che con la sua professionalità emette il giudizio finale. Le scienze rappresentano dei metodi attraverso i quali si forma l'opinione dell'esperto che consente al giudice di avvicinarsi maggiormente alla verità. Anche sotto il profilo scientifico a certi elementi si possono dare valenze diverse, come esattamente avviene nel gioco dell'accusa e della difesa. Alcune dichiarazioni, alcune prove vengono viste dall'accusa in una certa luce e dalla difesa in un'altra. Ecco perché c'è un giudice che poi alla fine deve tirare le conclusioni. A differenza del mondo anglosassone, il giudice nel nostro diritto resta la figura decisiva di ogni processo. Nel caso degli omicidi del Varesotto ad opera di un gruppo di bulli denominati Bestie di Satana, quando fu scoperto l'omicidio di Mariangela Pezzotta, uccisa nel 2004 da Andrea Volpe su ordine della setta, gli inquirenti cominciarono a sospettare che altri giovani scomparsi 6 anni prima avessero subito lo stesso trattamento, cioè la sepoltura da vivi. In questa indagine sulle bestie di Satana, che ruolo ha avuto la scientifica e che ruolo ha avuto l'indagine in senso tradizionale?
La scientifica non ha avuto un grande ruolo, è stata molto utile ma assolutamente non determinante. Un'indagine condotta un po' con i vecchi metodi, cioè una serie di interrogatori stringenti ai testi e anche agli indagati, i quali poi alla fine hanno confessato. No, non c'è un tappetino di muschio, di lichene, qualcosa di... No, anche perché poi se tu vedi è sopra un bello strato di foglie secche. In 6 anni sarà messo. L'indagato, messo alle strette, alla fine ha ritenuto opportuno di doverci dire che aveva commesso il delitto e si è detto disponibile a ritrovare il posto del seppellimento. Abbiamo cercato per molti giorni, perché anche lui non ricordava in effetti dove esattamente fosse stata scavata la buca. Perché adesso si rischia di cazzare malamente e poi dover lasciare, al limite se proviamo anche, poi dover lasciare... Contribuito un archeologo il quale, poiché noi eravamo in difficoltà, non riuscivamo ad individuare il punto esatto, ci ha consigliato di scorticare il terreno in modo da poter vedere, tolto lo strato superficiale, se da qualche parte ci fossero delle tracce di terra più fresca. Cosa che abbiamo fatto, e dopo aver scorticato una buona parte di terreno siamo riusciti ad individuare esattamente l'ombra della buca, si vedeva esattamente la terra mossa della buca. Dopo il piccone emerge la pala usata dagli assassini. Siamo a? Sono 6,70 qua, e da dove ci sono gli scavi siamo a 7,20 circa. Abbiamo quindi scavato in questo posto specifico particolare, arrivando ai corpi. No, ha mosso la zampa. No. Qualcuno prende i guanti e li metto sopra? È la carriera, è rimasta solo la foto. Era riuscito a aprire la foto, io non so chi sono. E lei sembrere... Aspettate un attimo, vieni qua, mettila davanti alla luce. Avevo detto un anello, questa mano nel guanto. Stavi contando i carpali. 3, 4, 5. Beh, ma infatti lei aveva... Infatti dice 18 anni, qui c'è una moneta che gliela lasciamo, infatti sono via ritardiana. Ma i guanti non erano... Quanti erano i guanti? 4. Poi ce ne sono acque. Dopo il viaggio nel bosco, arrivati lì c'era una buca che mi hanno fatto notare, io ho perso la testa, non so neanche io cosa... Mi ricordo una scena iniziale, il mio cervello tenta di collegare a distanza di anni dei ricordi che a me sembrano più immaginazioni che ricordi. È stato raccontato che io poi mi sono avventato su Fabio, che comunque a me sul momento era stato raccontato che pure su Chiara le avevo tirate ste martellate. In questo processo le perizie psichiatriche non hanno avuto un ruolo così rilevante, come mai? Non hanno avuto un ruolo rilevante perché si tratta di persone perfettamente capaci di intendere, di volere, come si può rilevare, voglio dire, come si può rilevare solo osservandole,
in realtà sono persone perfettamente normali. Io non sono uno psicologo, non so come... Però mi è stato detto che non era un comportamento normale. Perché lei da solo invece trovava normale tagliarsi, ferirsi? In quei momenti sì. Ma perché lo faceva? Cioè, lì per lì proprio, cos'è che la spingeva a prendere e farsi... Era un bisogno. Un bisogno di... In quel momento si sente come cosa? Un bisogno di farsi del male. Ma un bisogno di sentire fisicamente il dolore oppure psicologicamente di sopportare il dolore? Tutte e due le cose. E dopo come ci si sente? Tipo realizzati. È un'insoddisfazione comunque continua, allo stesso tempo, perché senti il bisogno di rifarlo. È un po' come la droga o sono due cose diverse? Diciamo che ti può portare a impazzire totalmente. Se... Non sono né matti né drogati, sono semplicemente malvagi. Esiste la malvagità. Esiste la cattiveria, vi sono individui che compiono il male per il gusto di compierlo e le leggi morali non frenano queste persone, forse un po' il codice penale, ma le leggi morali non frenano queste persone. Abbiamo visto tante volte che dopo questi delitti le persone festeggiano, vanno in pizzeria, brindano e non si pensi che non dormano, dormono tranquillamente perché hanno soddisfatto una loro esigenza. L'uomo è capace della tortura, della tortura, quel che stiamo vedendo in questi giorni, no? L'animale non è capace di queste cose, l'animale. Perché è la ragione che porta questo? Perché là dove la ragione è la sola norma, è la norma, la vera ragione è la norma, però lì, allora, e l'istinto c'è, ma guidato dalla norma. Quando la norma viene meno, l'istinto allora non ha più nessuna regola. Diciamoci la verità, l'animo umano è abissale. È un abisso di cui ci può essere del tutto, dentro del tutto. Capaci di intendere e volere, Erika, Omar, Mario Maccione, Sonia Caletti restano chiusi in carcere. Sono vite che a un certo punto a cui si rinuncia. E il rischio grosso in situazioni, penso Erika, ma possono essere anche altre situazioni, che si privilegi il... difesa sociale, quindi queste persone vengono messe in un carcere, tenute lontane dalla società, ma una terapia no, sicuramente non. No. E questo potrebbe lasciare poi un giorno la stessa persona terminata la propria pena con dei nodi conflittuali irrisolti. Ai parenti delle vittime qualcuno chiede di perdonare. Una richiesta che alla ragione appare assurda, ma non alla fede e neanche alla scienza. Sì, da un punto di vista neurobiologico, quello che abbiamo visto è che nel cervello ci sono particolari strutture che vengono chiamate in causa quando il soggetto prende la decisione se perdonare o non perdonare. E è molto interessante notare che alcune zone, si torna sempre alla corteccia del cingolo anteriore, che evidentemente ha un ruolo critico in molte delle cose che facciamo, e alcune zone sono le stesse zone che vengono chiamate in causa quando il soggetto si trova esposto a una situazione di dolore fisico o anche di dolore morale. Quindi perdonare in un certo senso consente di alleviare il dolore connesso alla situazione per cui perdoniamo. Quindi negli Stati Uniti ci sono scuole che insegnano a perdonare, per esempio, a soggetti che sono stati vittime di incesto e che non riescono a superare questa situazione nel corso della loro vita, per cui sono come bloccati, come fissati in una condizione che assorbe grande energia. Il meccanismo del perdono sembra essere quindi educarli a poter perdonare, sembra essere un modo molto efficace per superare la situazione e quindi poi poter, come dire, interessarsi ad altro, cioè quindi sbloccarsi. Tutto ciò che fa bene all'individuo alla fine fa bene all'evoluzione della specie, cioè conferisce un vantaggio evolutivo, cioè poter perdonare è meglio che non poter perdonare.